Serata di moda, eleganza e raffinatezza nel suggestivo scenario di Liveri, dove si è svolta la sesta edizione di Liveri Città della Moda. Dopo il rinvio di venerdì sera, a causa del maltempo, nella serata di sabato 19 luglio, lo scalone del santuario di Santa Maria a Parete si è trasformato in passerella, ospitando le firme più importanti della moda campana e nazionale. Un evento di gran classe, presentato da Ennio Fo e Rosaria Murra, che ha alternato momenti di moda, spettacolo e musica, decretando il successo di una manifestazione ormai consolidata e giunta alla sesta edizione. La serata, aperta con un balletto della Scuola Dance Academy Cicolatino di Liveri, ha offerto subito un omaggio ai mondiali del Brasile, con una sfilata dedicata alle prime 8 squadre giunte ai quarti di finale. Ed ecco che i completini sportivi si vestono di bellezza per ricordare, con eleganza e femminilità, le emozioni del mondiale appena terminato. Sulla scia dello sport si continua con gli omaggi, tornando alla nostra terra, con un momento dedicato al Napoli e alle squadre campane, che è occasione per presentare la 36esima edizione della trasmissione Forza Napoli, in onda da ottobre, sempre condotta da Ennio Fo e da Clementina Barone, che indossa una maglietta celebrativa versione Napoli. Se si parla di sport, ecco la prima sfilata sportiva della serata, con l'abbigliamento targato Givova. Abbiamo il piacere di avere qui la stilista. Non sono mancati momenti di musica e spettacolo, e ad allietare la serata e a introdurre le sfilate ci ha pensato la musica del maestro Sorrentino e la voce magica ed emozionante di Federica Illuminato e Luigi Forte, che hanno accompagnato la serata con una serie di brani, regalando forti emozioni ed un omaggio alla Madonna e alla città di Liveri. Così la sfilata entra nel vivo e dalla bellissima gradonata del santuario di Santa Maria a Parete si alternano i fantastici abiti degli stilisti che hanno colorato questa magnifica serata. Si inizia con la bohème del maestro Michele Chiarolanza, con una rassegna di abiti caratterizzati da una grande eleganza, esaltata dalle splendide modelle che si alternano in passerella. A seguire le creazioni dell'atelier Linda Moschiano Couture, con abiti cerimoniali e una splendida collezione di abiti da sposa e di un successo frutto di una lunga esperienza pratica presso un atelier artigianale. E se parliamo di artigianato, moda e tendenza, sulla passerella di Liveri si materializzano le creazioni di uno dei primi artigiani pellicciai di Salerno e provincia, con un'esperienza dal 1960. Va in scena la collezione della Pellicceria Amoroso di Vietri sul Mare. Un mix di abiti dallo stile classico, elegante e casual, e accessori abbinati sapientemente per una continua ricerca di abbinamenti, di colori e tendenze, apprezzati dalla platea di Liveri. A chiudere la serata, il gran finale targato Pinot Couture. L'alta moda internazionale sfida sulla fantastica passerella di Liveri. Alta moda, glamour ed esperienza consolidata, che ha portato lo stilista vesuviano ad affermarsi sulle passerelle internazionali da Monte Carlo a Dubai. In un mix di suoni e luci studiati sapientemente, sfilano gli splendidi abiti, con un finale dedicato alla moda sposa per un tripudio finale che saluta il pubblico sempre caloroso di Liveri, rinnovando l'appuntamento alla prossima edizione. Al termine delle sfilate, a premiare i protagonisti, il saluto del sindaco di Liveri, Raffaele Coppola, e del vice sindaco Enzo Lanzara, insieme al parroco della comunità di Liveri Frappino, che ha concesso la splendida location del santuario di Santa Maria a Parete. Nelle interviste realizzate da Rosaria Murra, il commento del primo cittadino, del vice sindaco e del main sponsor Giovanni Falco.
prima che io e la mia squadra di governo diventassimo appunto la guida di questa città, quindi un evento a cui teniamo molto, un evento che porta fortuna a noi, porta fortuna a Degno, porterà sicuramente fortuna a te e porta fortuna a tutte le persone che investono su questo posto. Ecco, basta chiedere a chi verrà dopo con gli abiti da sposa bellissimi qual è il contributo che ha dato questo evento al suo successo, ci renderemo conto che questo è un prodotto che va bene, un prodotto che piace, un prodotto che ci aiuta a fare due cose importanti. La prima è far valorizzare e far conoscere quante più persone possibili questo luogo straordinario che è alle mie spalle, che è il Santuario di Santa Maria Prete. Il secondo è quella a cui forse teniamo ancora di più, è quella di mettere in campo la nostra voglia di fare, che è tanta, e di fare bene, che oggi è un patrimonio esclusivo di questa città, ma ci auguriamo che ben presto questa voglia di fare e di fare bene diventi un patrimonio di tutto questo territorio, che se messo insieme, partendo anche da eventi come questi, sicuramente può rilanciarsi e può fare sempre meglio. Main sponsor di questa manifestazione, lo ricordiamo, è l'antico Molino Falco, una realtà imprenditoriale consolidata, un esempio questo di sinergia, un esempio vincente di sinergia tra imprenditorie e istituzioni. L'amico Giovanni è un giovane, come anch'io sono un giovane sindaco, è una realtà molto valida e dimostra che proprio oggi in questo territorio esistono tante eccedenze, la cosa giusta e importante è mettere in rete, perché se mettiamo in rete il meglio, molto spesso accomunato anche da un patto generazionale, finalmente questo territorio può farcela. Liveri è anche sinonimo, grazie alla sua amministrazione, di grande serietà, un'altra promessa, quella mantenuta, quella della piscina, un grande successo, ma soprattutto frutto di grande impegno oltre che di grande serietà. Mi fa piacere innanzitutto che sei molto informata. Ecco, questa è una notizia straordinaria che volevo dare fra qualche minuto, ma mi ha anticipato. Questo è un piccolo centro, ma è un piccolo centro che vive di grandi eccellenze. Una di queste è certamente il polo sportivo, che attualmente è già un'eccellenza, ma sul quale abbiamo deciso di investire in maniera sempre più forte. E insieme alla Regione Campania abbiamo ottenuto un finanziamento, proprio giovedì ho firmato la convenzione, per 660.000 euro. Ecco, Liveri adesso, oltre ad avere questo polo bellissimo, avrà anche una piscinata coperta, un campo di calcio d'eccellenza e tanto altro. Con queste cose, con tanta serietà, è possibile rilanciare il territorio, aumentare la qualità della vita delle persone e farlo soprattutto senza mettere le mani in tasca ai cittadini, come diceva Ennio. Questo è il nostro modo di governare, è il modo di governare che, stante i nostri risultati, piace anche alla nostra gente e con il cuore e con la testa lo porteremo avanti nei prossimi anni. Un comune virtuoso, qualche anticipazione sui prossimi obiettivi, su queste promesse? Guarda, come dicevi tu, le nostre promesse si tramutano in obiettivi, ne abbiamo due immediate. Una che è quasi certa, perché abbiamo quasi concluso la gara d'appalto, è la riqualificazione di questo centro storico che è bellissimo, cioè dalla piazza del paese, la nostra agora, creeremo un percorso nuovo che ci porterà a questo santuario che è sempre più bello e sarà sempre più bello. La seconda, continuare a creare eventi come questo. Ecco, oggi è difficile con la spending review che colpisce gli enti locali, ma mettendo insieme persone di competenza come Ennio e come te, persone di buona volontà come noi, ottimi imprenditori come Giovanni Falco, sicuramente abbiamo possibilità di creare grandi eventi, grandi vetrine per questo territorio, che ci aiuteranno non solo a farlo conoscere, come dicevo prima, a quante più persone possibili, ma soprattutto a continuare a portare avanti questo clima di socialità e di convivialità che è tipico dei nostri territori e che non dobbiamo perdere. Grazie sindaco, ringraziamo Raffaele Coppola, primo cittadino di Liveri. Innanzitutto buonasera a tutti. La nostra non è un'abilità, più che altro quella di stasera, da 6 anni a questa parte, quella di stasera è una istantanea, nitida e precisa di quella che è la volontà di questa amministrazione, ma anche di quella che ci ha preceduti, a dare un contributo netto allo sviluppo non solo sociale di questo territorio, ma soprattutto turistico. Ecco, l'evento di questa sera nasce con l'intento di far diventare questo territorio, in particolar modo grazie al santuario, un territorio di sviluppo, un volano per tutta l'area nolana. Tutto ciò è possibile perché siamo sotto, come dire, il manto protettivo della Madonna, sicuramente grazie anche all'ospitalità dei frati. Colgo l'occasione per salutare l'ingrediente che è poi quello necessario anche per la 7ª edizione. La passione nella realizzazione degli eventi. Dunque è un evento o è qualcosa di diverso? Il motore reale è sempre solo la passione. Grazie a voi dell'ospitalità. Siamo con Giovanni Falco del Molino Falco, main sponsor della 6ª edizione di Liveri Città delle Moda. Un esempio questo molto felice di sinergia imprenditoriale. Sì, sicuramente. Salve, saluto tutti. Mi trovo qui stasera perché ho voluto sposare insieme alle autorità questo progetto, un progetto di valorizzare
quelli che sono le nostre, i nostri paesaggi e anche queste piccole attività imprenditoriali che oggi danno spazio a tante iniziative e soprattutto a questi giovani, giovani talenti, giovani ragazze, queste ragazze che sfileranno per avere poi un ritorno ed un'immagine anche in campo lavorativo. Quindi questo per valorizzare i nostri territori. La moda è un'arte, come è l'arte la mia attività, quindi per me fare pasta è un'arte. Quindi... Un'arte che va avanti da molto tempo, un'azienda infatti storica quella del Molino Falco. Sicuramente è un'azienda parte dagli anni 40, io sono alla terza generazione, parte con mio nonno, poi da mio padre e poi mi è stata trasmessa a me. Ed io cerco di portare avanti quelle che sono le antiche tradizioni sposandole con le moderne tecnologie. Dal 1940 fino al 2014 avete passato la crisi, avete passato il boom economico, siete riusciti a imporvi sul mercato internazionale e ad oggi sponsorizzate una serie di eventi. Questo, quello di Liveri Città della Moda, è solo uno dei tanti, ma è il segreto di questo grande successo? Il segreto di questo grande successo è tra l'altro la persistenza, quindi è la volontà di voler credere in quelli che sono poi i valori e le tradizioni, anche in un'Italia che oggi attraversa un periodo di crisi particolare. La mia è stata una sfida, io 2 anni fa ho avviato l'impianto nuovo, quindi in piena crisi, questo per dare forza e dare anche speranza, poiché sono un giovane e vivo di speranza, quello che sia, e cerco di portare avanti quelle che sono le tradizioni, cercando di imporre i nostri gusti, le nostre qualità, diciamo, che abbiamo nascoste e che non tutti tendono a valorizzare. Grazie Giovanni. Gentilissimo. Buona serata a tutti, buon divertimento e buona serata. Ciao.